Presentiamo innanzitutto la collega, la dottoressa Daniela Montesion, che si occupa di omeopatia. Oggi parleremo, affronteremo questo tema così importante per la salute dei nostri animali. E per prima cosa volevo domandare alla Daniela, innanzitutto come si è avvicinata a questa, diciamo, branca della medicina, anche se poi in realtà ci sono sempre un po' di conflittualità, no, all'interno della grande famiglia della medicina. E così volevo sapere come Mi è mai. scattato l'amore, diciamo. Sì, come mai ti è scattato l'amore per Sì. l'omeopatia? Allora, grazie Stefano, grazie ad Armonie, tutte le persone che lavorano dietro. Grazie, bentrovati a tutti quelli che si sono collegati e che comunque vedranno questo webinar. Allora, come mi sono incappata, diciamo, nell'omeopatia? Sono incappata ancora da studente perché correva l'anno, direi 1991-92, intorno lì, quindi ero appena approdata all'università. E contemporaneamente, nel tempo libero, frequentavo una clinica veterinaria nella mia zona. La titolare di questa clinica era già una veterinaria omeopata diplomata e anche insegnante all'epoca già. E insomma, per cui quando io avevo i turni vedevo che lei maneggiava queste medicine, queste bottiglie, bottigliette di acqua in cui diceva che c'erano delle sostanze medicamentose e ci insegnava a seguire le sue direttive, insomma, però poi la curiosità era tanta perché gli animali degenti, soprattutto, che dovevamo gestire, li gestivamo con dei presidi di cui non si parlava in università, non c'era un riscontro. E probabilmente stanca, esaurita dalle domande, dalla curiosità, proprio mi mise in mano un suo libro, un libro di studio che era un libro di filosofia omeopatica, in realtà, del Kent. E aprire quel libro, entrare in un portale, è stata la stessa cosa per me. Cioè, diciamo, in quegli anni ero anche una attiva animalista, decisamente attiva, e quindi quello che era il benessere animale, le mie scelte anche personali, erano già orientate, no? Verso il rispetto comunque di esseri senzienti, che evidentemente percepivo come tali non solo per il mestiere che mi apprestavo a fare, ma perché proprio sin da bambina ho sentito questa loro natura che è come la nostra, insomma, no? E quindi Io, aprendo questo libro. che ti interrompo Sì? perché volevo sottolineare, no, questo fatto che praticamente ci sono in Italia ci sono omeopati veterinari, anche un po' come te, come me, ma ancora più anziani, che praticano l'omeopatia da 30 anni ormai. C'è una Sì. branca, diciamo, che è un po' nascosta, però c'è una professionalità con una esperienza incredibile. Sì, questo è vero. D'altra parte, diciamo che l'applicazione dell'omeopatia in campo veterinario ha l'età dell'omeopatia stessa, perché collaboratori stretti già di Hahnemann, che appunto è il padre fondatore di questa medicina, erano veterinari e quindi addirittura era veterinario anche il dottor Rocket, non saprei bene come si pronuncia, a cui Hahnemann stesso diede il compito di stilare la prima versione del repertorio, che è il nostro libro, diciamo, di consultazione, dove vengono raggruppati tutti i sintomi e i relativi rimedi, no? Quindi l'omeopatia veterinaria è vecchia tanto quanto l'omeopatia stessa. Naturalmente, nel campo dei pet, quindi degli animali d'affezione, come posso dire, è entrata leggermente dopo, ma per un motivo ovvio. Inizialmente era applicata agli animali comunque da produzione, soprattutto ai cavalli dell'esercito, e quindi è nata lì, in quel contesto dove l'animale naturalmente assumeva, come posso dire, un'importanza sia come ruolo che economica, no? Però è almeno 50-60 anni che comunque
da quando si può dire che sono entrati nelle nostre case in modo massiccio, no? E l'interesse e anche lo sviluppo anche della veterinaria è diventata orientata al pet, automaticamente l'omeopatia era già presente, insomma. Per cui, insomma, questo è stato il mio incontro, il mio innamoramento subitaneo con questa disciplina è partito proprio dalle basi filosofiche, dove il medico, il malato e la medicina vengono descritti in una maniera animistica, perché così, cioè, Hahnemann era un animista, per cui lui era convinto in contrapposizione con invece la teoria meccanicistica, no? Che imperversava allora, come adesso poi imperversa la visione riduzionistica, era convinto e sentiva più che era convinto, perché era un uomo molto percettivo e sentiva che quindi gli esseri viventi tutti sono pervasi da questa dynamis, da questa forza vitale, da questa, possiamo chiamarla come vogliamo, oggi si parla di omeostasi, è una questione proprio semantica, no? Di terminologia che chiaramente cambia col cambiare dei tempi. In realtà questa dynamis, che a me piace chiamarla così perché dà l'idea di qualcosa che è sempre in movimento, che si trasforma e che ha una parte assolutamente attiva, permea tutto il vivente. E tant'è vero che quando questa dynamis esce dal corpo materiale, dal corpo fisico, resta solo il corpo materiale che da solo diciamo, si decompone, no? Quindi evidentemente la presenza o l'assenza di questa dynamis rende un corpo vivo, vitale o un corpo morto, un cadavere, ok? Quindi il ruolo di questa energia è tanto importante per il mantenimento, ovviamente, della vita stessa, ma è proprio il perno su cui l'omeopatia stessa lavora e influisce. Nella misura in cui la dynamis, quindi questa forza appunto vitale che permea ogni essere vivente fino all'ultra piccolo, quindi dall'ultra grande all'ultra piccolo, quindi anche a livello cellulare, subcellulare, eccetera, quando viene alterata da qualsiasi tipo di stimolo, che possa essere esogeno o endogeno, insomma, quindi stiamo parlando dall'infezione, quindi che possa avere una causa nosologica, diciamo, riconoscibile, fino anche al trauma psichico. Questa dynamis reagisce a questo impulso, a questo impatto e cerca autonomamente di mettere in atto tutta una serie di meccanismi di autoregolazione in modo da ripristinare un equilibrio perduto. E questo qui diciamo che è un tipo di percezione che noi omeopati abbiamo, no? Cioè, nel senso che il grande passaggio che abbiamo fatto, anche tu hai fatto, no? Nel momento in cui abbiamo avuto accesso a queste informazioni, è proprio quello di spostare il punto di percezione del paziente. Sì, esatto, perché il punto di percezione è proprio questo. Allora, diciamo, la differenza che corre, detto in poche parole, fra una visita, diciamo, veterinaria, chiamiamola normale, tradizionale, e un'omeopatica, è che l'omeopata, intanto pone la sua attenzione, su ciò che cade sotto i suoi sensi, quindi su tutto ciò che è evidente, ma nel senso stretto del termine. Per quello che, dal mio punto di vista, se c'è una medicina basata sull'evidenza, è veramente l'omeopatia. Cioè, è chiaro che ai tempi di Hahnemann, come dire, la ricerca della causa di una malattia poteva avere dei limiti intrinseci legati chiaramente ai mezzi diagnostici, d'indagine, no? Che potevano essere limitati. Ma anche oggi, dove io non prescindo da una diagnosi nosologica dove è possibile, perché questo è un discorso chiaramente di responsabilità, ma anche prognostico, e dopo magari ci torno. Quindi è importante sapere fare una diagnosi più corretta possibile, ma quando io devo estrapolare gli elementi importanti e i fini prescrittivi per un rimedio, io mi attengo esclusivamente a ciò che i miei sensi
hanno percepito, visto, toccato, annusato, quindi che siano più oggettivi possibili. Allora, su questo e sulla totalità di questi elementi viene fatta la prescrizione. Quindi non c'è spazio per l'interpretazione, sia dal punto di vista proprio, diciamo, della mia interpretazione soggettiva su quelle che possono essere le ragioni di una malattia, ma non c'è neanche come posso dire, la prescrizione non si basa neanche su quelle che sono le cause nosologiche anche dimostrate dagli esami di laboratorio. Ecco. E quindi c'è proprio un affinare i sensi, cioè l'omeopata, diciamo, un po' è come se fosse un vecchio medico di una volta, dove mancavano gli strumenti diagnostici, bene o male comunque arrivano tantissimi casi che sono già stati Sì, diagnosticati, già certo. hanno fatto un sacco di analisi, e però all'omeopata viene chiesto proprio di basarsi su se stesso. Sì, basarsi su se stesso, su quello che vede, è per quello che, ecco, si diventa degli ottimi osservatori. Ci si allena all'osservazione, proprio alla percezione che all'inizio è osservazione solo con gli occhi, con i cinque sensi, poi diventa anche, permettimi, proprio una fine percezione, ok? Che deve essere comunque sempre, diciamo così, portata nella realtà, ecco, non deve essere un frutto della nostra fantasia, però quando dobbiamo fare, insomma, una diagnosi energetica, perché dicevo c'è la diagnosi nosologica, che è quella appunto strumentale o che so io, dopodiché l'omeopata in più fa anche una diagnosi energetica, una prognosi energetica, dunque va in qualche modo a comprendere se questo soggetto, che eventualmente può essere anche già un lesionale, quindi avere già delle lesioni organiche, qualora fosse però ancora pervaso da una dinamis alta e vitale, ha una prognosi, diciamo, più fausta rispetto a quella che magari può essere stata emessa dallo specialista. Ecco. Ok, quindi praticamente si entra in contatto e si parla praticamente con la forza vitale, con questa dynamis, no? La si conosce, la si riconosce, la si in qualche modo accompagna. Sì, allora la dynamis ci parla attraverso i sintomi. Quindi in realtà è lei che si rende evidente, cioè il corpo fisico è, come posso dire, proprio il vocabolario della dynamis. A noi resta che registrare quello che appunto accade sotto i nostri sensi, naturalmente resta anche di allenare non solo noi stessi, ma anche le persone che vivono con gli animali, ad affinare il loro punto di, cioè la loro capacità di osservazione, perché per dare solamente un'idea, diciamo così, di massimo, no? Quando, non so, la domanda è: ma come sono le feci, di che colore sono le feci di questo animale, no? Allora, già sì, è una domanda che può fare qualunque veterinario, può essere interessato al colore delle feci, ma per dare un'idea, il colore delle feci nel repertorio omeopatico, quindi contempla 25 colori diversi. Okay? Quindi non è che basta dire: ma sì, insomma, era marrone, erano marroni queste feci, erano rosse, erano nere, erano bianche. Ci sono 25 sfumature di colori differenti, senza contare, oltre al colore, adesso io parlo delle feci perché volevo fare un esempio molto semplice, no? Molto, molto chiaro. Senza contare tutto quello che ci può essere dentro, sopra, intorno, no? Che accompagna questa deiezione. Dunque, è molto facile che alla domanda: ma esattamente di che marrone sono, no? Le persone non sono proprio abituate, no? Ad osservare, no? E questo esempio vale per qualsiasi altro tipo di sintomo, insomma, si fa fatica e quindi anche il cliente va proprio allenato. E bisogna continuamente ribadire di essere molto attento, perché una camminata può essere, cioè può meritare, diciamo, una camminata patologica, può meritare un rimedio l'altro, a seconda di come viene descritta. E per descriverla bisogna poterla osservare, insomma, no? Notare la differenza dalla normalità. Prego. Ok, giusto. E quindi praticamente se noi in qualche modo cioè cerchiamo di coinvolgere
Questo è anche qualcosa, secondo me, che in un approccio scientifico classico il cliente viene difficilmente coinvolto, anzi, no? Viene più, diciamo, siccome la maggior parte delle diagnosi vengono fatte dalle macchine, c'è un grande, soprattutto negli ultimi anni, no? Dove c'è stato un investimento anche molto importante nelle cliniche. E quindi quello viene praticamente separato l'animale dal suo punto di riferimento esistenziale, che è la persona che si prende cura, è portato a fare la diagnosi attraverso ecografie, attraverso raggi X, attraverso l'attacco, eccetera, no? Invece noi l'omeopatia lavora per unire. No? Per creare una maggiore, a partire dall'osservazione, quindi è l'animale che vive con te, tu sei la persona che vive con questo animale, chi meglio di te lo conosce. Sì, questo è sicuramente, cioè, coinvolgiamo di più la persona proprio con due modalità. Uno, ripeto, istruirla ad osservare ogni minima sfumatura e chiaramente nella maniera anche lì più oggettiva possibile, quello che non ci è possibile cogliere in visita. Due, conoscere poi la profondità di questo animale dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista dei gusti alimentari, dal punto di vista delle sue preferenze, verso banalmente il caldo, il freddo, il bagno, insomma tutte queste cose che vive nella sua quotidianità che noi chiaramente non possiamo conoscere. Quindi anche lì non dobbiamo depurare la presa del caso da quelle che sono le interpretazioni della persona stessa, però certamente se le domande sono ben poste, riusciamo, diciamo, a comprendere e a conoscere il carattere e proprio come posso dire, la sfumatura della dinamis incarnata in questo animale, che ognuno ha la propria, perché anche lì una cosa è dire il mio cane ha paura del temporale e può essere, diciamo, un sintomo abbastanza diffuso, ma ci sono anche tanti cani che non ce l'hanno questa paura, oppure ci sono i cani che non hanno paura del temporale, ma hanno paura, cioè sentono l'arrivo del temporale, quindi sentono il cambiamento, no? Dell'elettricità comunque che viene nell'aria. Tutte queste sono sfumature. No? Che si impara, diciamo, ad osservare anche quando appunto si viene sottoposti ripetutamente a una serie di interrogatori, no? Quindi si Ok. impara ad osservare quello che ci interessa. E tu di tutte queste informazioni che il cliente ti dà, più dettagliate possibile, poi come le elabori? Beh, l'elaboro ai tempi, quando abbiamo cominciato sia io che te, sicuramente il punto di riferimento era il repertorio cartaceo, che sostanzialmente è come fosse un elenco di sintomi con tutte le loro sfumature e ad ogni sintomo corrispondono, diciamo, l'elenco, corrisponde un elenco dei rimedi che si sono dimostrati efficaci. Per quel dato sintomo, sia in una fase, diciamo, sperimentale, sia in una fase clinica. Okay? Quindi, incrociando, diciamo, tutte le informazioni pure, no? Quindi osservazionali, che abbiamo scelto durante la nostra visita, si arriva a costituire una sorta di griglia, che quindi adesso, diciamo, fortunatamente questo lavoro meccanico sostanzialmente è fatto da uno software, ma è esattamente quello che si faceva una volta a mano, quindi tutte queste informazioni vengono incrociate e si identificano quei pochi, auspicabilmente uno, insomma, a volte sono più numerosi, comunque rimedi più confacenti al caso in esame, no? Perché il discorso è vero che è il sintomo quello su cui l'omeopata si concentra, quindi la manifestazione esteriore della dinamis alterata, ma la differenza fra la medicina, diciamo, tradizionale farmacologica e l'omeopatia è che in omeopatia si tiene conto della totalità dei sintomi. E la totalità dei sintomi è come tratteggiare come posso dire,
il ritratto di una persona con più dettagli possibili, piuttosto che invece mettere soltanto un dettaglio da cui ognuno eventualmente si discosta quel tanto o quel poco, no? È la stessa differenza per cui diciamo, il farmaco usato, il farmaco chimico, ma anche quello omeopatico, se non è utilizzato in modo corretto, può essere soppressivo della sintomatologia quando bypassa la complessità dell'individuo. E invece, come può essere assolutamente curativo quando accoglie e valorizza questa complessità? Spiega un po' meglio cosa intendi per soppressione dei sintomi. Allora, abbiamo detto prima che la dynamis, quindi questa forza vitale, si esprime attraverso il corpo e attraverso quindi una sintomatologia che ha tra l'altro una sua logica, nel senso che inizialmente poniamo un animale giovane, poniamo che sia un animale che ancora non ha subito molti trattamenti o molte vaccinazioni e che comunque viene nutrito, è stato con la mamma al tempo adeguato, insomma, diciamo le condizioni ideali di partenza, no? Allora, quando arriva appunto uno stimolo, che sia poniamo anche per semplicità, uno stimolo esterno, la dynamis si altera, si esplica attraverso questi sintomi. Inizialmente cercherà di trovare un suo equilibrio producendo una sintomatologia, diciamo, riequilibrante, eliminatoria, utilizzando quelli che sono riconosciuti anche nella medicina ufficiale, diciamo, gli emuntori, no? Che tipicamente sono la cute, l'intestino, il rene. Quindi sono questi organi preposti a disintossicare da un lato, ma anche proprio eliminare quello che è la malattia che ha colpito, diciamo, come posso dire, l'alterazione, no? Dinamica che ha colpito l'animale. Quando questa dynamis, dicevo, in partenza, tutte le carte in regola per essere ottimale e funzionante, raggiunge da solo la guarigione, in un tempo quello che è necessario, ma appunto con la sua logica raggiunge la guarigione. Quando non succede questo? Quando, e quindi lì si cronicizza la malattia, per rispondere alla tua domanda, quando con la somministrazione incauta di un farmaco, in senso lato in questo momento, si vanno letteralmente a sopprimere, cioè a annullare i sintomi più evidenti, senza tenere conto della complessità appunto del paziente. In questa maniera è come se la dinamis avesse aperto una finestra e noi gliela chiudiamo in faccia. In questo modo, come posso dire, lei aveva trovato la via più economica, passatemi il termine, no? Per portarsi verso una condizione di equilibrio, e noi è come se le dicessimo: no, grazie, questa strada non mi piace, trovane un'altra. Ora, reiterando questo comportamento soppressivo, purtroppo, la dynamis può tentare più volte di uscire sempre da quel canale fino al punto in cui non lo riapre più e allora la malattia si approfondisce, i sintomi diventano, diciamo, colpiscono organi più vitali e gerarchicamente più importanti, e in ultima analisi gli organi singoli, e come può essere il cuore, insomma, eccetera, no? Quindi è una progressiva reinteriorizzazione della malattia, no? La soppressione, cioè l'effetto della soppressione del sintomo è proprio questo. È curioso perché è abbastanza evidente anche dal nome della maggior parte dei farmaci che Sono l'approccio è anti, un approccio dato, un approccio sintomatico, no? E quindi certo. anti qualcosa, quindi antinfiammatorio, no? Antiemetico, antipiretico, no? Tutto quello che va contro. E quindi è un approccio, diciamo, che caratterizza proprio la medicina classica. Sì, nella maggior parte dei casi è proprio un approccio mentale diverso, perché se tu consideri il sintomo come una benedizione, no? Della malattia, perché è, ripeto, già il tentativo attivo di una riportarsi alla salute, allora lo accogli, lo sostieni, semmai cercherai di renderlo meno fastidioso, insomma, no? Però fino a quando sussiste è perché ha una funzione. Altra cosa invece è considerare che questo sintomo
vada appunto cancellato, annullato nel più breve tempo possibile e possibilmente, e chiaramente se il tempo deve essere molto breve, sarà anche in modo aggressivo, no? E non rispettoso. E quindi lì bisogna intendersi su quello che si vuole fare, perché poi la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi, sicuramente anche a te, sono persone che ci portano degli animali che sono animali cronici, cioè sono in preda a patologie croniche che sono state soppresse, risoppresse più e più volte, per cui questa dinamis poverina è veramente ridotta all'angolo, no? E molte volte proprio l'atteggiamento di queste persone, che poverine sono sfinite sia nelle loro stesse forze, ma anche dal punto di vista economico, insomma, hanno già dato tutto quello che potevano. Si rivolgono a noi un po' come ultima spiaggia, no? Questo ci tengo a dirlo, come se diceva: vabbè, ho fatto tutto, adesso farò anche questo, no? E a volte proprio sia perché sono sfinite già dall'inizio, ma sia perché a questo punto ci danno proprio, come dire, un'ultima possibilità, no? Cioè noi siamo quelli, l'ultima spiaggia, ma anche l'ultima possibilità. Mentre invece quello che desidero passare è proprio questo, che quanto più un animale è rimasto in una condizione di cronicità, quanto più non ci si può aspettare che dall'oggi al domani possa tornare sano. A volte non è neanche possibile in realtà una restitutio ad integrum completa, no? Quindi bisogna anche intendersi proprio su questo discorso, perché l'omeopatia è sempre stata, come dire, associata al concetto di medicina dai tempi lunghi. Sì, ho capito, rispetto a un farmaco soppressivo avrà sicuramente dei tempi lunghi, però si pone anche un obiettivo completamente diverso. Io vedo, scusatemi, ma vedo l'immagine di Stefano bloccata e quindi non so se mi sentite o mi vedete. Ok, qui mi dicono che sentono bene, ok, grazie, perché io invece non vedo più i miei interlocutori. Attendo un attimino. Ok, vedono me, ma non Stefano, quindi dovrebbe essere un problema. Non un problema mio. Vabbè, nel frattempo, diciamo, mi allargo un attimino in questo discorso, perché è molto simile a quello che oramai, insomma, si discute in ambito umano quando si parla di asse psico-neuro endocrino immunitario, insomma, finalmente e faticosamente anche in medicina ufficiale, diciamo, si è arrivato ad accogliere il fatto che un essere umano, ma così appunto per analogia anche un animale sicuramente, e chissà, probabilmente anche le piante, hanno proprio una tridimensionalità, forse una quadridimensionalità, nella misura in cui tutti questi piani, che comunque appartengono sicuramente al regno animale, interagiscono fra di loro e si influenzano l'un l'altro. Quindi, come dicevo prima, gli stimoli che possono alterare in modo patologico e a volte difficilmente reversibile la dinamis possono essere anche di natura assolutamente psico-emozionale. E questo è vero sicuramente per l'essere umano, che può raccontare, diciamo, da questo punto di vista le sue sensazioni, i suoi traumi a livello affettivo, psicologico, emotivo, eccetera. È vero certamente anche per i nostri animali, da cui non possiamo cogliere, diciamo, l'elemento soggettivo, ma che attraverso la loro biografia possiamo certamente prendere in considerazione, valorizzando traumi di abbandono piuttosto che grosse paure, spaventi che possono aver subito e che sicuramente hanno impattato in una maniera più o meno evidente questa stessa dinamis. Io ho perso il mio interlocutore.
Cercherò di dargli qualche istante per vedere se. Ora vediamo, intanto potrei anche provare se c'è qualche domanda. Allora, sì, c'è una domanda che si riferisce agli animali da reddito e come si può intervenire con questo tipo di personalizzazione prescrittiva, e è un argomento che è previsto e magari poi lo affrontiamo tra un pochino. Una domanda: vengono usate tutte le diluizioni negli animali? Sì, allora, come dicevo prima, l'approccio al paziente, così come anche l'approccio alla prescrizione, è identico, sia che si tratti di un animale che di un essere umano. Soltanto due punti possiamo trovare, diciamo così, dei punti delle differenze. Una consiste, come accennavo prima, al fatto che le sensazioni soggettive dell'animale, chiaramente non possiamo coglierle perché non possiamo avere un racconto diretto, e nella modalità di somministrazione dei rimedi. Ovviamente quando una persona viene invitata ad assumere 3, 4, 5 gocce, tenerle sotto la lingua piuttosto che un pari numero di granuli, tenerle sotto la lingua finché non si sciolgono, è chiaro che non è ipotizzabile in animale perché non abbiamo questa collaborazione, ma il fatto di dare un numero di gocce che a volte non è esattamente stabilito con precisione, piuttosto che mettere i granuli nell'acqua, un goccino d'acqua che poi si somministra attraverso siringa, sempre per via orale, non inficia e comunque non ci fa apprezzare sostanziali differenze nell'effetto. Quello che fa la differenza sicuramente è nell'uso della potenza, quindi la scelta della potenza del rimedio, e questa dipende dalla prognosi energetica di cui abbiamo parlato prima, ma comincia a essere un argomento abbastanza tecnico, oppure dipende anche, ovviamente, se la scelta del rimedio è corretta o meno, perché posso dare un litro di rimedio, ma insomma, se non è quello corretto, non avrà nessun effetto terapeutico. È vero che non avrà nessun effetto tossico, ma certamente neanche terapeutico. Quindi, dal punto di vista della scelta, i criteri di scelta della potenza del rimedio sono gli stessi che si adotterebbero se dovessimo curare una persona. Ecco, tanto per rispondere alla domanda che ho letto nel frattempo qui. Allora, artrosi, dunque vediamo che forse ce n'era qualcuna prima. Io mi arrangio un po' da sola perché. Eccomi qua, dai. Ah, Stefano, io ho cercato di Ecco, farmi un po' bene. la valletta da sola perché. Perché è venuto, sta venendo un temporale, è andata via. Esatto. Ok, sì. C'è No, ne ho un'altra. approfittato Hai per rispondere a qualche domanda che vedevo fatto correre perché. bene. Non so se hai già letto questa domanda qui, che rispetto alla prescrizione, se sono solo i medici e i veterinari che possono prescrivere i rimedi omeopatici. Sì, Oppure. la medicina omeopatica, un po' come l'agopuntura, è riconosciuto fortunatamente un atto medico e a tutti gli effetti, e i rimedi omeopatici sono riconosciuti farmaci a tutti gli effetti, tant'è vero che l'introduzione anche recente della ricetta elettronica prevede anche la prescrizione di rimedi omeopatici, quindi sì, assolutamente sì. E non so se hai già spiegato come funziona, qual è il meccanismo con il quale il rimedio in qualche modo riesce a riequilibrare la Sì, dinamica, portarla. questo è un argomento molto, molto interessante, ma anche molto complesso, per cui ti darò una risposta, cioè darò una risposta abbastanza breve, insomma.
Già prima ho detto che per sua natura la malattia è dinamica, ha una natura dinamica. Allo stesso modo, l'intuizione di Hahnemann è stata proprio questa, di considerare che solo un farmaco altrettanto dinamico poteva interagire, quindi interfacciarsi con la malattia. Di conseguenza, il rimedio, come dire, è esattamente questo, cioè è un medicinale che prima ancora di avere un potere terapeutico è una sostanza di derivazione vegetale, minerale o animale che viene trattata in modo specifico, codificato, secondo una farmacopea ormai ufficiale e sostanzialmente viene posto a macerare in alcol, previa triturazione o meno a seconda della sua natura. Ottenendone la tintura madre. Questa tintura madre, viene sottoposta poi a una serie di, diciamo, diluizioni e succussioni, ovvero, agitazioni, seriali, fino a quando, questo processo di ultradiluizione e di continua, succussione libera quella che è l'energia intrinseca della sostanza, che è specifica per la sostanza, e passa nel solvente. Il solvente tipicamente è acqua e alcol, è una soluzione di alcol e alcol. Rispetto alla domanda che mi facevi, ci sono dei fisici che stanno lavorando ormai da anni su i fini meccanismi, no? Per cogliere come, in che modo questo solvente, quindi quest'acqua, sostanzialmente riesca a intrappolare l'energia che c'era nella sostanza materiale di partenza e veicolarlo all'interno del sistema biologico. Verosimilmente le molecole di acqua hanno una loro peculiarità, che le induce sostanzialmente a organizzarsi in cluster, cioè in gruppi, come se fossero proprio come posso dire, delle matasse di molecole d'acqua, che fanno da stampo attorno a quella che era la molecola del soluto, cioè della sostanza che abbiamo, diciamo, disciolto. E anche in assenza di questa molecola ne conservano appunto un po' il calco. E non solo, questo calco all'interno del volume di acqua viene trasferito come per copiaggio, insomma, seriale a tutte le altre molecole di acqua circostanti che si organizzano in modo solidale, quindi è congruente. Si formano delle stringhe sostanzialmente, come fossero dei passaparola, passatemi il termine, ma insomma per dare il concetto, per cui l'informazione elettromagnetica che ha creato questo stampo iniziale viene trasferita cluster dopo cluster lungo una sorta di catena che trova una continuità nel momento in cui quest'acqua medicata, diciamo così, informata più propriamente, incontra l'acqua biologica all'interno del paziente. Se l'informazione elettromagnetica che porta con sé è compatibile con, come posso dire, la vibrazione elettromagnetica della dinamis specifica di quel paziente è in grado di interagire e quindi di portare equilibrio. Questo per semplificarla al massimo, perché in realtà gli studi non sono conclusivi e quindi insomma questo è un primo modello, sembra quello più attendibile rispetto al meccanismo d'azione. Ok, diciamo che ai tempi di Hahnemann, quando hanno fondato, e poi diciamo anche una delle colonne importanti, è il meccanismo che spiegavi anche un po' te prima, no? Cioè, nel momento in cui il rimedio riesce in qualche modo il rimedio che è stato scelto in base ai sintomi che la dinamis ci porta dinanzi a diventare consapevoli, no, di questa dinamis, noi scegliamo il rimedio e il rimedio entra e in qualche modo attraverso la legge dei simili, Similitudine, sì, similitudine. certo, perché prima si era detto noi selezioniamo dei sintomi sulla base dei quali andiamo a scegliere un rimedio. Ovviamente questo rimedio perché ha
o non ha le carte diciamo, in regola per andare a ripristinare un equilibrio. Ce l'ha o non ce l'ha sulla base del fatto che o diciamo, le informazioni patogenetiche che abbiamo di questa sostanza ci offrono un ritratto sintomatologico simile a quello che vogliamo andare a curare. Per questo si parla di legge dei simili, che peraltro, per inciso, non è neanche affatto un'invenzione di Hahnemann, perché era stata, diciamo così, introdotta da Ippocrate e addirittura forse dai pitagorici, per cui è una legge di natura che esiste da sempre e che da sempre è stata citata, poi non è stata sfruttata per le sue potenzialità, non è stata riconosciuta, però sicuramente non è questo il merito di Hahnemann. Lui era uno studioso infinito, per cui è andato a raccogliere, diciamo, questa osservazione che si era persa nei meandri della medicina, no? Dei libri di medicina. Dunque, il funzionamento del rimedio in ultima analisi è proprio basato su questa applicazione di questa legge di similitudine, cioè, ripeto, nel momento in cui la sostanza che abbiamo scelto, medicamentosa, è in grado di produrre nel soggetto sano dei sintomi simili a quelli che sono, diciamo, espressi dal mio paziente, allora ci sono buone possibilità che i due meccanismi si possano incastrare e portarsi, diciamo, all'equilibrio. Quando il rimedio è completamente sbagliato, cioè parla una lingua che non è quella del paziente, naturalmente per quello, diciamo, non ci sono effetti collaterali, ma per il semplice fatto che è come parlare a me in tedesco, cioè una lingua che non conosco, per cui non reagisco, ok? Se il rimedio parla una lingua simile, perlomeno comprensibile, con quella che è parlata dal mio paziente, allora un'interazione ci sarà sicuramente, più o meno ottimale in base a quanto sarà centrata la prescrizione, chiaro. Sì, qui anche è molto interessante, no? Perché ovviamente l'omeopatia ha un corpus sperimentale molto consistente, no? Cioè, non è che diciamo, i quadri che caratterizzano i rimedi uno se li inventa, no? Nascono da osservazione, di sperimentazione. Però qui, anche qui noi entriamo in una... In un campo che volevamo essere abbastanza chiari su questo, no? Perché c'è una differenza tra la sperimentazione classica della medicina tradizionale e la sperimentazione che si intende nell'omeopatia. Assolutamente sì, guarda, uno dei motivi che mi ha spinto sin da subito a scegliere proprio questo tipo di metodo di cura, come dicevo, ero una fervente animalista, per cui per me pensare di curare degli animali con dei farmaci che sapevo che erano stati sperimentati su altri animali. E quindi con tutto quello che sappiamo, no? Che c'è dietro alla sperimentazione dei farmaci, eccetera, era assolutamente inaccettabile. Per cui sono salita su questa scialuppa di salvataggio alla velocità della luce, ma perché? Perché intanto la larga base, diciamo, da cui attinge la materia medica dei rimedi, cioè lo speculare del repertorio, è la tossicologia delle sostanze, cioè nasce proprio l'omeopatia come medicina sperimentale in questo senso. Ho già detto che Hahnemann era uno studioso infinito, infinito. E quindi le informazioni sulle potenzialità terapeutiche dei rimedi, prima di tutto, le ha estrapolate dagli avvelenamenti accidentali, acuti o cronici che queste sostanze hanno dimostrato nella storia dell'uomo di avere, no? Quindi inizialmente lui ha sperimentato su di sé, eccetera, gli effetti di alcuni rimedi di cui ha anche subito, come posso dire, parzialmente la tossicità diretta, poi capendo che ovviamente non era possibile che potesse diventare un medicamento, no? Un veleno, quello che inizialmente era un tossico, un veleno, ha empiricamente deciso di diluirlo, dinamizzarlo per attutire gli effetti primari.
Nel fare questo processo in modo seriale si è reso conto che venivano esaltati gli effetti invece medicamentosi della sostanza stessa e quindi che erano speculari a quelli che la sostanza avrebbe provocato invece a dosi ponderali. Quindi è veramente una medicina dell'esperienza, è veramente una medicina che nasce proprio come medicina sperimentale. L'altra parte del discorso, è assolutamente da mettere in luce, è questo che quella che è la sperimentazione sugli animali dei rimedi omeopatici non ha un senso, ma perché proprio è contro, come posso dire, la logica omeopatica. Noi in omeopatia possiamo ottenere dei risultati terapeutici se personalizziamo la prescrizione, partendo dal presupposto che non c'è un paziente uguale all'altro, anche in un'epidemia. Una grande numero di pazienti può esprimere un gruppo di rimedi, scusa, un gruppo di sintomi, diciamo, in comune, no? Che condivisi, ma poi c'è sono tutta una serie di sfumature che escono, no? Da questo gruppo omogeneo. L'omeopatia prescrive con efficacia proprio su queste espressioni, no? Alla deriva, quindi soggettive. In un contesto dove, come quello degli analisi, diciamo, della sperimentazione di laboratorio, dove tutto è standardizzato, dove gli animali sono dei cloni di se stessi, dove ogni tipo di, diciamo così, di differenziazione e individualizzazione non è desiderabile, non c'è nessuna possibilità di andare a fare studi sperimentali con il rimedio. Quindi è proprio una Giusto, contraddizione in termini, se ecco, non so se mi sono Dani, spiegata. sì, è giusto questo. Per me è anche stata una scialuppa di salvataggio, uguale. Nel senso che anch'io a un certo punto mi è arrivata in faccia la storia, perché quando ero all'università, a Parma negli anni '80 si faceva sperimentazione animale, all'università Sì. si sperimentavano i farmaci. Antinfiammatori fondamentalmente, c'erano i cani, i beagle che venivano tenuti nelle gabbie, si lesionavano le ginocchia di questi cani per poi sperimentare dei farmaci che in qualche modo togliessero il dolore a questi cani. Questo è adesso diciamo che sono stati messi un po' non così tanto in evidenza, però la sperimentazione animale è qualcosa che diciamo fonda l'esperienza della medicina classica, no? E questo è un passaggio che anch'io ho sentito molto, molto importante, no? Per questa scelta. Qui c'è una persona che fa un commento molto importante ed è un tema veramente che anche in Armonie noi ci siamo confrontati più e più volte. Rispetto al fatto che comunque in omeopatia vengono utilizzati dei rimedi di derivazione animale. Diciamo, qua volevo fare prima una riflessione io, poi dopo mi piacerebbe sentire anche la tua opinione. Se riesco a sentirti, Stefano, perché io la tua voce per me va e viene, Ah, perché vai faccio via. molta fatica a seguire il tuo discorso, Allora però parla te. spero. No, no, Vai, no, no, parla te. se spero di riuscire cioè a non ripetermi più che altro, perché non sento molto bene quello che dici. Allora, diciamo che in generale è già molto importante passare da una medicina classica, scientifica, dove la base di ogni farmaco è la sperimentazione animale. Si va verso un nuovo approccio alla salute del paziente. E si entra nella porta attraverso e si varca la porta dell'omeopatia. L'omeopatia inizia a rispettare il paziente e non sperimenta i suoi rimedi sugli animali, però utilizza dei rimedi di origine animale. Quindi, in realtà, anche per i nostri clienti, per noi stessi, per i nostri clienti, questo rappresentano dei passaggi successivi. Per andare verso, diciamo, degli approcci terapeutici che lasciano anche i rimedi omeopatici derivati di derivazione animale
vanno verso la completa assunzione di responsabilità anche dal punto di vista spirituale che la persona ha nella relazione con il proprio animale, no? Quindi il sintomo che l'animale ha non è più solo un sintomo della sua dinamis, ma ha un senso all'interno del sistema nel quale l'animale vive e quindi ha un senso per la persona che vive. E la persona che vive con l'animale ha in mano gli strumenti per portare la guarigione all'animale. Questo diciamo che noi siamo agli albori di questo percorso, però dentro il grande contenitore di armonie, diciamo che questi contributi ci sono, esistono e in qualche modo hanno un loro senso di esistere, come ovviamente anche altre domande che ci fanno, come l'omotossicologia o altre branche, diciamo che della medicina non convenzionale, che non sono la stessa cosa dell'omeopatia. Sì, certo. Vabbè, questo adesso riferimento alla motopsicologia non è proprio, secondo me, adesso il caso neanche di aprirlo, perché sono proprio due approcci talmente diversi che diventa veramente un po' ampio. In merito al discorso, invece, al fatto che in effetti alcuni rimedi omeopatici derivano da animali, allora la maggior parte in realtà derivano da prodotti o secrezioni di animali dove appunto vengono prelevate senza comportare, diciamo, il sacrificio dell'animale stesso. Se facciamo un esempio su tutti, che può essere quello relativo a Rimedio Apis, effettivamente in questo caso viene utilizzato l'animale, l'insetto in toto, come materia, diciamo così, materia prima, però voglio anche dire una cosa, perché è importante che si sappia, perché se no nell'immaginario, come dire, si crea questa idea che per ogni granulo quasi omeopatico venga sacrificata un'ape. Non è assolutamente così. Nel momento in cui un singolo, diciamo, insetto viene messo a macerare in alcol per ricavare la tintura madre, di questa tintura madre se ne producono litri, 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 dalla quale poi vengono prese singole gocce da cui parte tutto il processo e tutta la catena produttiva che, come posso dire, genera ettolitri, un'infinità di rimedio vendibile, no? Quindi intendo dire che le industrie omeopatiche, chi si occupa della produzione industriale del rimedio, non è che ogni volta che deve preparare un Apis 5CH parte dall'ape, parte dalla tintura madre che è stata, diciamo, preparato una tantum, ecco. Quindi è vero che rispetto al discorso del sacrificio di quella singola ape, sono d'accordo, non è sicuramente una medicina, come posso dire, di concetto vegano, ma è anche vero che anche da questo punto di vista, secondo me, è economica nel senso ampio del termine, ecco, cioè cerca di economizzare al massimo il prelievo dalla natura. Sì, sono d'accordo con te. Oggettivamente fanno molti più morti, cioè le api muoiono molto di più con il glifosato e Vabbè, quindi con certo, chiaro. l'esperienza del mais e dei cereali che poi troviamo anche nell'alimentazione industriale dei nostri cani, dei nostri gatti, no? Quindi in questo Certo. senso diciamo la scelta omeopatica è una scelta che in questo senso può essere considerata ecologica, o come la definiresti? Sì, è non solo ecologica, perché proprio come dicevo prima, i processi di produzione prevedono, a parte il reperimento della materia prima, prevedono acqua e alcol. Poi dopodiché il processo è completamente meccanico e adesso ovviamente è meccanico e meccanizzato un tempo, ma tuttora volendo con questi elementi di base uno può tranquillamente preparare anche da sé il rimedio se non fosse un processo particolarmente lungo e oltretutto deve essere anche standardizzato, però virtualmente non è un processo
produttivo né costoso né ha impatto ambientale particolarmente elevato. È soprattutto quindi ecosostenibile, decisamente, perché ripeto, gli elementi che vengono utilizzati sono boccette di vetro che vengono costantemente riciclate e acqua e alcol, niente più di questo. Quindi ecologico nel senso più ampio del termine, anche se pensiamo che ogni qualvolta andiamo a preferire l'uso della medicina omeopatica, del farmaco omeopatico rispetto al farmaco chimico, e se pensiamo che il farmaco chimico in una misura maggiore o minore abbandona il corpo in una forma parzialmente attiva o completamente attiva, e se immaginiamo che lasciando perdere gli esseri umani sul nostro territorio ci sono ben più di 700 milioni di animali che vengono tra diciamo, animali pet e animali diciamo, d'allevamento, immaginiamo che almeno una volta nella vita ogni singolo animale viene, diciamo, sottoposto a una cura farmacologica chimica e rilascerà dei residui nell'ambiente, no? Attraverso le sue deiezioni o tutto quello che sia. Tutto questo ha un impatto enorme, inimmaginabile, sulle acque e sul suolo. Senza contare, perché questo era anche un argomento della serata, senza contare che i residui dei farmaci negli animali, appunto cosiddetti da produzione, anche se è un termine terrificante, ma per intenderci, rimangono appunto nelle carni, rimangono nei prodotti di origine animale. E per questo la farmacologia, diciamo, classica prevede dei tempi di sospensione. Che sono dei giorni che possono essere anche numerosi, fino a 10 giorni o più, in cui le derrate alimentari vengono buttate perché non sono idonee al consumo umano, proprio perché hanno tracce, diciamo, sopra i livelli di legge, residui di questi farmaci. Dunque, c'è uno spreco doppio: da una parte si deve buttare del prodotto. E viceversa, se l'animale fosse trattato in modo omeopatico, non andrebbe recuperato perché l'omeopatia per sua stessa natura ha residui zero e di conseguenza tempi di sospensione zero. E dall'altra parte anche l'animale stesso, come dire, non vivrebbe gli effetti tossici diretti del farmaco chimico, insomma, quindi sarebbe rispettoso sia verso l'ambiente e su larga scala che verso l'individuo. Quindi i numeri sono esorbitanti, ecco, per cui di conseguenza anche quelli della chimica che si immette nell'animale, che poi l'animale a qualche livello restituisce all'ambiente, sono indicibili. Noi fino adesso ci siamo confrontati con l'omeopatia unicista, perché c'è una domanda che dice: omeopatia e omeopatia unicista sono la stessa cosa? Sì, quando si parla di omeopatia, diciamo si sottintende omeopatia unicista, perché al contrario, se si va a specificare, esiste anche un approccio, diciamo, complessista o pluralista. Non è, queste due ultime che ho citato, non sono prodotti dalla mente di Hahnemann, nel senso li conosceva bene come approcci, ma avendo dato per scontato come premessa che la dinamis, quindi l'alterazione dell'energia vitale, ha una frequenza che è unica, solitaria ed è individuale, allo stesso modo anche il medicamento omeopatico, per essere veramente omeopatico, deve essere singolo, solitario. Quindi diciamo che rispetto al complessismo che fa uso di una serie più o meno ampia di rimedi a varie diluzioni che vengono somministrate nello stesso momento, quindi tutti insieme all'animale e
scelti anche su un criterio, diciamo, di sinergia, di similitudine di effetti, ma e all'interno di quelli, nella migliore delle ipotesi, ci sarà il rimedio che si risuona con questo soggetto, ma sarà l'effetto terapeutico, sarà appunto da imputare a uno solo di questi rimedi. La difficoltà qual è poi, dovendo diciamo, ritrattare quel soggetto, non sapremo quale dei tanti rimedi che erano contenuti nel complesso aveva lavorato e di conseguenza sarò costretta o a rivedere il caso oppure a somministrare un nuovo complesso. Il pluralismo è invece un approccio diverso, cioè può essere, ci sono alcune, diciamo così, approcci nell'ambito dell'omeopatia classica unicista che prevedono la somministrazione in tempi diversi della giornata di rimedi anche differenti. E questo può anche, come dire, essere assolutamente plausibile nel momento in cui io posso dare un primo rimedio e sortire un effetto. Se i sintomi cambiano, per cui cambia l'espressione sintomatologica del paziente, può anche essere che io nell'ambito della stessa giornata scelga un rimedio che a quel punto mi si è palesato con più chiarezza. Quindi questo è un approccio pluralista che è anche compatibile, ma significa sempre che il primo rimedio era parziale, evidentemente. Okay? Quindi è un aggiustamento del tiro rispetto a una prescrizione che idealmente dovrebbe essere singola, sin dall'inizio. Certo. E noi abbiamo a disposizione sia delle modalità con le quali i rimedi omeopatici vengono preparati, quindi ci sono le centesimali, ci sono le corcassoviane, ci sono le 50 millesimali e all'interno di questi modi di preparare il rimedio ci sono anche tantissime diluizioni. Sì, Se allora la volete. modalità di preparazione del rimedio, come dicevo prima, è sempre una serie di diluizioni progressive e di dinamizzazioni seriali. Quello che cambia è se la diluizione è in base a 10, in base a 100, in base a 50.000. Quindi significa che nel caso delle decimali, quella famosa goccia di tintura madre, io la diluisco in 9 gocce con 9 gocce di solvente. Nel caso delle centesimali, delle corsacoviane, la diluisco su 99 gocce di solvente. Nelle case delle 50 millesimali, il totale farà 50.000. Quindi diciamo che più si diluisce il soluto, quindi la sostanza di partenza nel solvente, più si va. Diciamo e più si scusa ogni passaggio di diluizione, il rimedio viene appunto succusso, più si esaltano gli effetti più sottili, quindi più penetranti anche del medicamento e lavorano meno a livello, diciamo, superficiale. Ecco, quindi sono sempre più penetranti. Diciamo che se c'è una ratio prescrittiva dovrebbe essere quella che quanto più io sono una delle ratio prescrittive, quanto più io sono sicura, ho una buona confidenza con la mia prescrizione, quanto più posso pensare con una buona prognosi energetica, posso pensare di aumentare la potenza e andare a toccare proprio profondamente il soggetto, quanto meno confidenza o sono insicura della mia prescrizione, quanto più cercherò di stare su potenze, diciamo, meno penetranti, ecco. E diciamo che l'omeopatia affronta qualunque tipo di patologia. Qualunque Non è tipo di che patologia. qualunque tipo. Qualunque tipo di patologia, perché non è che affronta, la verità è che non è che affronta qualunque tipo di patologia, affronta qualunque tipo di paziente. Sì. Ecco, qualsiasi malattia questo paziente ci porti, dunque non c'è a priori un paziente che non possa essere portato davanti a un omeopata. Potranno esserci dei pazienti, come dicevo prima, che sono estremamente compromessi dal punto di vista energetico per una serie di motivi e che quindi anche per l'omeopata vengano, come posso dire, considerati incurabili. E allora lì il nostro compito sarà fare la miglior palliazione possibile, no? Ma nella sostanza non c'è una patologia che non possa essere affrontata, perché non c'è un paziente che non possa essere, diciamo, studiato dal punto di vista omeopatico.
Ok, e questo riguarda, diciamo, sia i sintomi fisici che i sintomi emozionali. Sì, emozionali, comportamentali, Mentali, sì, nel nostro caso, comportamentali, sì. emozionali. Sì, assolutamente sì. Purché appunto siano molto ben descritti e assolutamente aderenti alla realtà e alle interpretazioni. Va bene. Ma io direi che abbiamo risposto un po' a tutte le domande anche che ci avete fatto. E, se volevi aggiungere qualcosa, Daniela, che ancora non Perché abbiamo siamo già in detto. chiusura? Siamo già in È chiusura? passata un'oretta, sì. Ah, un'oretta, ok. Ma sì, forse prima scorrendo un pochino le domande mi è caduto l'occhio su una persona che chiedeva se è possibile utilizzare l'omeopatia anche nei casi di diabete, no? Dove sappiamo che una patologia di questo genere normalmente viene affrontata con la terapia sostitutiva, perché si dà per scontato che proprio il tessuto pancreatico sia danneggiato e recuperabile. La verità è che anche le patologie metaboliche che meritano appunto terapie sostitutive sono assolutamente affrontabili, perché lo sforzo proprio che dobbiamo cercare di fare è uscire proprio dalla mentalità meccanicistica, no? Cioè immaginare che se la materia è distrutta lì, almeno per quello che possiamo noi, diciamo, appurare, lì non vi sia comunque un residuo di energia risvegliabile. E quindi, ecco, non c'è confine, non c'è confine. Noi omeopati sicuramente abbiamo decine e decine di casi dove noi stessi ci siamo stupiti di quello che siamo riusciti ad ottenere, no? Dalle nostre prescrizioni, perché comunque abbiamo una forma mentale che a volte non ci fa neanche a noi stessi rilasciare una fiducia totale, no? In questa medicina, in questo approccio. E invece quando ti stupisci della sua potenza è proprio perché riesce a risvegliare, no? Questa dynamis che esiste fino a quando il soggetto non è morto, per cui fin quando ce n'è una goccia, la possibilità, come dire, di porre rimedio c'è. Giusto. Io l'unica cosa, l'unico piccolo contributo, ma perché prima di Tu c'hai il chiudere, tuo diciamo, il libro? mio C'hai il tuo intervento. libro lì con te? Ho il mio libro qui con me, sì, ci potrebbe essere Perché anche, sì, lo la Daniela ha mostro, sì. scritto un bellissimo libro, Non so molto, se molto, sì. molto primo soccorso omeopatico per cani e gatti della collana Acqua alla Zampa per Macro Edizioni. E, diciamo che la collana è un progetto parallelo ad Armonia Animali, perché in collaborazione con Macro abbiamo pubblicato già una ventina di libri. E ci tenevamo tantissimo a coinvolgere Daniela in questo progetto, perché avere un manuale che comunque aiuti nel primo soccorso ad avere una cassetta degli attrezzi omeopatici è molto molto importante, ma soprattutto quello che ho trovato ancora più interessante è il fatto che si chiede alle persone, che poi era uno dei punti che abbiamo affrontato in questa diciamo questa intervista, si chiede alla persona di imparare ad osservare. E lì con gli algoritmi, no, con semplici schemi, in qualche modo attraverso l'osservazione dettagliata si riesce, la Daniela vi guida nella scelta di qualche rimedio che può essere molto importante usare in certe fasi acute. Sì, esatto, quello che è importante proprio è immaginare che possa essere uno strumento pratico nei casi acuti, esclusivamente acuti. Questo è molto importante che passi questo messaggio, comunque ribadito spesse volte nel libro, perché faccio un esempio, solamente ieri mi ha chiamato una signora che non conosco, ponendomi una domanda che può essere. Ce ne arrivano a decine di domande così tutti i giorni. Poneva la questione che la sua cagnolina strofina sederino per terra, no? Lano per terra, quindi mi diceva sempre prurito all'ano e che cosa le posso dare.
Allora, intanto un medico deve poter fare una visita per poter comunque sincerarsi del problema, no? Perché un prurito anale può essere sostenuto da mille ragioni e quindi diciamo non esuliamo da una diagnosi, no? Ma al di là di quello, poi nel suo racconto mi dice che è la terza volta che succede nella vita di questa cagnolina e le volte precedenti si trattava di ascesse alle ghiandole paranali. Chiaro che nel momento in cui un sintomo ricompare per la terza volta nella vita recente di questo animale non è più un acuto. Cioè già si configura come un problema cronico, di conseguenza è impensabile utilizzare uno strumento come questo offerto da questo libro su un paziente che è un cronico, per cui è chiaro che va contestualizzata la prescrizione allargando lo sguardo sulla totalità del paziente stesso. Ecco, quindi quello che deve passare è veramente questo, cioè avere in mano in casa piccolo set di rimedi, visto che a volte non sono subito reperibili in farmacia, è assolutamente utile in modo che anche telefonicamente si possa magari risolvere il piccolo problema, avendo già la medicina in mano. Ma quando anche uno volesse fare un po' così l'autoprescrizione, ecco, intervenire solo nei casi in cui si sa che il sintomo è veramente acuto, ecco, e non fa parte della storia, diciamo, cronica dell'animale. Perfetto. E ancora qualche domanda. Qui, sempre nella collana Qua la Zampa, noi abbiamo affrontato anche un altro tema, che è quello delle vaccinazioni. E c'è una domanda rispetto a cosa pensa l'omeopatia delle vaccinazioni. Allora, più che cosa ne pensa l'omeopatia, cosa ne pensa l'omeopata, cioè il maestro, rispetto alle vaccinazioni, si è espresso in questi termini, ha detto semplicemente la vaccinazione non è il simile, ma è l'identico. Quindi la vaccinazione, per quanto concettualmente possa a volte essere affiancata all'omeopatia come meccanismo, in realtà se noi vogliamo vaccinare e proteggere il nostro animale contro la leptospirosi, facciamo il vaccino. Preparato dalla leptospirosi stessa, quindi stiamo usando l'identicum e quindi è concettualmente diversa dal principio omeopatico di similitudine. Giusto, ad esempio a me mi è capitato parecchie volte di trovarmi di fronte a dei casi di animali che avevano avuto delle reazioni abbastanza importanti anche post-vaccinale. Certo. Ecco, quello che diciamo che sempre all'interno di questa collana noi abbiamo voluto portare questo contributo e siamo stati un po' i precursori in questo senso, quando ancora diciamo era abbastanza sconosciuta. La metodica delle titolazioni anticorpali adesso si è un po' più diffusa, che è una metodica scientifica molto interessante perché ci dà l'idea, attraverso un esame del sangue, ci dà la possibilità di vedere quanti anticorpi l'animale ha nei confronti delle varie malattie. Certo. E contemporaneamente, nel momento in cui abbiamo portato questo contributo, c'è stata anche una ridefinizione delle linee guida e quindi si sono accorti che in realtà i vaccini durano molto di più, proprio a partire dall'esperienza delle titolazioni anticorpali, rispetto a una volta, banalmente anche adesso per carità, però un po' meno, diciamo un po' meno, era la metodica di vaccinare ogni anno, tutti gli anni, fino a che l'animale moriva un mese prima che se ne vada. Ecco. Diciamo che in generale, se noi ci focalizziamo la nostra attenzione sulla dynamis, sull'energia vitale, ecco, lei non sa cosa sono i vaccini. Non è che gliene freghi granché, perché sono gli stimoli di questo tipo, no? Quindi piuttosto, e anche qui, sempre nella collana, troverete dei libri che portano dei contributi sull'alimentazione naturale, quindi sostenere il più possibile la dynamis in salute. Cioè, questo è diciamo, il L'obiettivo, ruolo certo. dell'omeopata, ma è anche il ruolo della persona che vive con l'animale. Cioè, si crea Certo. un po' un team che lavora tutti nella stessa direzione.
Certo, perché comunque il primo compito di un medico è quello di non nuocere, quindi tutti i gesti che sono fatti, sia nella, diciamo, gesti dal punto di vista della scelta alimentare, ma anche dal punto di vista della scelta di utilizzare il farmaco quando non è più che indispensabile, vanno a interferire in modo comunque negativo. Con la dynamis, no? Quindi questa energia, e di conseguenza tutte le strategie di igiene in senso lato che si possono mettere in atto per migliorare la qualità di vita dell'animale, e che tante volte sono di per sé stesse risolutive, perché io molte volte quando metto mano alla dieta di un animale e comincio a togliere la somministrazione o ridurre la somministrazione, diciamo ripetuta, no? Di vaccini, così come anche di farmaci, eccetera, nelle patologie croniche. Devo dire che già è un animale, trovo un animale più sano di quello che era all'inizio. Dopodiché, se c'è ancora qualcosa da curare, mi concentrerò su quello, insomma, no? Per cui è ovvio che pensare di portare un equilibrio con un rimedio omeopatico con la mano destra, e quando poi la mano sinistra allunga una serie di elementi tossici, è una contraddizione, no? Giusto. Quindi. Va bene. Allora, comunque, sia l'indirizzo della dottoressa Montesion, sia in generale i veterinari, non tutti ovviamente, perché il progetto Armonia Animali non comprende tutti i veterinari che si occupano di omeopatia, però sul sito www.armonieanimali.com troverete un nutrito elenco di colleghi che professano questa meravigliosa arte, perché è veramente qualcosa di commovente essere entrati in contatto con queste opportunità terapeutiche. Allora, io ringrazio tutti, ringrazio innanzitutto la Daniela, la Grazie dottoressa, a voi. per questa interessantissima conferenza. Ringrazio Abdi, che è stato il nostro angelo custode della piattaforma e di tutto quello che riguarda il web, e il CAT, col quale collaboriamo sempre per questa piattaforma. E continuate a seguirci e alla prossima. E ricordatevi, ogni mercoledì abbiamo un appuntamento con Armonia Animale. Ciao. Grazie. Posso chiudere leggendo due righe del Certo. maestro? Allora, vi lascio così. Nello stato di salute dell'uomo, la forza vitale, vivificatrice e misteriosa, domina in modo assoluto e dinamico il corpo materiale e tiene tutte le sue parti in meravigliosa vita armonica di sensi e attività, in modo che il nostro intelletto ragionevole si possa servire liberamente di questo strumento sano e vitale per gli scopi superiori della nostra esistenza. Quindi diamo per scontato che l'essere umano, così come certamente anche l'animale, abbia degli scopi superiori nella sua esistenza su cui concentrarsi e non disperdersi nella malattia. Un saluto a tutti, vi ringrazio. Ciao a tutti, grazie, ciao.